e in collegamento telefonico abbiamo Domenico Corchiola, ingegnere informatico. Buongiorno. Buongiorno Martino, buongiorno a te, grazie dell'ospitalità. 7 ingegneri calabresi hanno deciso di creare questo centro commerciale telematico, si chiama negozioadomicilio.it. Ecco, com'è nata questa idea? Martino, è nata dal coronavirus che ci è caduto addosso. Abbiamo capito subito che questo problemino non era tale, cioè era veramente un problema molto grave che avrebbe buttato a terra l'economia. Siccome siamo tutti professionisti IT e quindi lavoriamo in questo mondo, siamo abituati allo smart working, l'analisi è stata veloce. Abbiamo capito che i piccoli esercenti non hanno la possibilità, non hanno un sito e-commerce sul quale continuare a vendere e continuare a mantenersi sul mercato. Abbiamo capito che tutti sarebbero stati chiusi e quindi abbiamo cercato, con un'iniziativa del tutto solidale, perché negozioadomicilio.it è nient'altro che un'iniziativa gratuita per aiutare l'economia a risollevarsi, e l'abbiamo messo in piedi, rubando del tempo alle nostre famiglie, investendo le nostre professionalità, chiedendo nulla in cambio, semplicemente per dare una mano all'economia. Ecco, in quanti hanno risposto finora? Allora, finora hanno risposto in pochi, Maschino, perché prima che se ne interessassero i media, come in questo caso, ti ripeto, noi siamo ingegneri, quindi non siamo dei comunicatori, non abbiamo la forza di fare delle campagne pubblicitarie piuttosto che di spingere in questo senso. Noi ci aspettiamo, o meglio, questo sarebbe l'auspicio, che le istituzioni si interessassero a questo progetto al fine di dare ai propri esercenti un'opportunità in più, quella, oltre al fatto che li costringono a stare in casa, che è giusto che sia così, però c'è anche da capire che queste persone devono mangiare. Quindi se gli togli l'attività tradizionale, l'attività quotidiana, è chiaro che queste persone non riusciranno. Ecco, tutti si possono iscrivere. Tutti, naturalmente chi ne ha il diritto, certo. Perché mi aspetto che devi essere un negoziante di qualsiasi tipologia, mi aspetto che tu sia un professionista, mi aspetto comunque che sia una persona regola, cioè non è eBay che ti permette di vendere anche se sei un privato. Qua l'iniziativa è fatta per mantenere i negozi vicini ai propri clienti, perché cioè, con questo distanziamento sociale si è avuto anche questo distanziamento, cioè distanziamento del cliente rispetto al proprio negozio attuale, quindi mantenere il negozio vicino al cliente e il cliente vicino al negozio. Per la serie, tu sei un negoziante, apri il tuo store, carichi i tuoi prodotti e hai la possibilità di vendere. Ecco, con consegna logicamente a domicilio. Consegna a domicilio, immagino, sì, assolutamente, si chiama negozio a domicilio proprio per questo. Ecco. Perché il sistema è già referenziato, Martino, il che significa che quando il cliente entra c'è un qualcosa che identifica la sua posizione all'interno del territorio italiano, perché il processo è proiettato verso l'Italia, nasce in Calabria ma è proiettato verso l'Italia. Di conseguenza ti dà tutti i negozi intorno a te, quindi ti ha fissato, non lo so, tu sei di Cosenza, ti dà tutti i negozi nel circondario di Cosenza per darti la possibilità di ordinare il tuo prodotto nel negozio vicino a te, e quindi l'auspicio è quello che di avere la consegna a domicilio anche gratuita. Se tu devi comprare un chilo di pasta, è chiaro che se devi pagare le spese di spedizione, certo, la cosa non regge più. Quindi ci aspettiamo che tu acquisti vicino a te. Se vuoi acquistare la maglietta dal negozio di Milano, ci sta pure, piuttosto che il milanese vuole acquistare la maglietta dal negozio di Reggio Calabria, ci sta, perché no. Non è solo un centro commerciale, per così dire, telematico, ma è soprattutto un'operazione solidale. Ecco. Assolutamente, è solo un'operazione solidale, ecco. Infatti abbiamo riscontrato nelle persone che abbiamo contattato, sai, con passaparola, dici, ma perché l'ingegnere che normalmente lavora a pagamento oggi sta lavorando gratis? Per due ordini di motivi. Motivo numero uno è perché noi crediamo
che se l'economia cade, noi professionisti, che siamo scherziati, siamo un servizio, bene, di cui si può fare tranquillamente a meno, cadremo insieme all'economia. Tra due mesi questa situazione non si risolleva e molti negozianti che continuano a pagare l'affitto saranno costretti a chiudere perché non hanno incassi, sarà un problema per tutto il tessuto economico italiano. Certo. Due, per dare realmente una mano, Martino, cioè noi abbiamo capito che comunque dovevamo stare a casa, ok? E che comunque potevamo stare a goderci le nostre famiglie in tutta tranquillità e quant'altro, e lamentarci come hanno fatto in più di quello che lo Stato ci stava obbligando a fare. E ripeto, io ritengo che siano delle azioni giuste, perché dobbiamo veramente stare a casa se vogliamo arginare questa problematica. Invece di fare questo, noi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato veramente di dare una mano. Poi il fatto che ci siano delle perplessità, dei dubbi, ma ti ripeto, mettendomi dall'altra parte me li porrei anch'io questi dubbi. Certo. Direi, ma dove sta il blef, dove sta il giochino che si sono inventato questo gruppo di professionisti? Nessuno, Martino, nessuno, perché intanto ci stiamo esponendo, ci stiamo mettendo la faccia, cioè sul sito c'è il mio numero di telefono, c'è il mio sito internet, va bene, sul quale è presente un curriculum di molte pagine dove c'è scritto anche l'indirizzo di casa, quindi di che stiamo parlando? Ecco. Siamo delle persone alla luce del giorno, siamo dei professionisti, lavoriamo per università, lavoriamo per enti, lavoriamo per... E poi soprattutto ci siamo anche noi che facciamo da filtro, voglio dire, abbiamo preso tutto, cioè, ci mancherebbe. Siamo delle persone alla luce del giorno, stranamente in Italia ci sono anche delle brave persone e noi siamo un esempio di questa tipologia di persone, stiamo veramente cercando di dare una mano. Poi ti ripeto, non mi aspetto che il negozio si fidi direttamente. Bene, io mi aspetto che le istituzioni colgano questa opportunità per dire al proprio esercente: caro esercente, non ti costringo solo a stare chiuso, ti do anche un'alternativa per aprire virtualmente il mondo. Ecco. E questo oggetto potrebbe essere utile oggi, mattino, che c'è una crisi, siamo in piena crisi, ma anche domani. Ma anche domani, nella fase 2. Tu negoziante, che cosa vorresti? Che la gente venisse a fare la fila davanti al tuo negozio? O che comunque per arginare il contagio, l'epidemia, stai a casa, ordina da casa, poi te lo vengo a portare io, piuttosto che creiamo un indotto economico e magari ci sono dei ragazzi che hanno bisogno di anche loro di lavorare e si crea un sistema di spedizione, un sistema certo. di consegna a domicilio come accade in molte città italiane, e quindi si crea anche un indotto economico per il comune, per la regione, per la provincia. La nostra vita cambierà anche dopo questa emergenza. Quanto ci potrà aiutare l'informatica? Lo dovremmo capire tutti oggi. Cioè, noi ci siamo trovati sprovvisti di informatica, perché noi non siamo informatizzati, noi italiani, ecco. Non siamo informatizzati per bene. E quindi ci siamo trovati sprovvisti di questa opportunità che è l'informatica, e ci siamo trovati scoperti perché se il negozio a domicilio fosse nato prima, il problema non sarebbe sorto. L'abbigliamento avrebbe continuato a vendere, la gioielleria avrebbe continuato a vendere, il cibo avrebbe continuato a consegnare senza fare gli assembramenti davanti ai negozi. Ci siamo trovati sprovvisti, quindi dovremmo chiedercelo un po' tutti quanto l'informatica ci può aiutare. L'informatica è senza dubbio è un mondo nuovo, quindi dà delle perplessità. Mi metto nei panni del negoziante, certo. Che dice: ma io i prodotti come li devo caricare? Cioè, rispondendo a questa domanda, non ci siamo inventati niente di nuovo. Il prodotto abbiamo continuato a chiamarlo prodotto, lo scaffale si chiama scaffale, il prezzo si chiama prezzo, prezzo scontato si chiama prezzo scontato, certo. L'ordine si chiama ordine. Quindi abbiamo cercato di trasporre il lessico del commerciante in informatica. Poi è chiaro, è un mondo nuovo, ci devi sedere davanti, ma invece di stare con le braccia contrette a lamentarti della crisi, rimboccati anche tu le mani. Però è uno strumento intuitivo, come dici tu. Sì, è semplicissimo. Poi ti ripeto, abbiamo addirittura togliendo del tempo al nostro lavoro, perché stranamente siamo delle persone che stiamo lavorando anche durante la crisi, se vogliamo anche di più, perché un sacco di clienti si sono trovati in questa difficoltà, e quindi
stiamo lavorando tantissimo. Ciò nonostante abbiamo istituito un numero WhatsApp sul quale, presente direttamente sul sito, sul quale quando hai un problema, un dubbio, una perplessità, c'è un tecnico che ti guida su come farlo, gratuitamente. Pensa tu. Ecco, un'ultima domanda. In tanti si preoccupano della privacy, ma ormai quanti dati personali abbiamo consegnato ai siti? Assolutamente, ne consegniamo ogni giorno. Ci rendiamo conto che navigando su Facebook escono le pubblicità casualmente delle cose a cui potenzialmente io sono interessato. Navigando su Google accade la stessa cosa. Noi consegniamo dei dati continuamente. Chiaro che il negozio di domicilio è fatto da esperti, anche in campo GDPR, quindi nuova privacy, non solo la vecchia. Noi tracciamo esclusivamente i dati relativi alla fatturazione, non prendiamo alcun dato sensibile. Assolutamente. Il conto corrente piuttosto che la carta di credito non la tracciamo direttamente, viene trattata da eBay, da PayPal, perdonami, sì. E quindi va su un canale sicuro, un canale crittografato, un canale utilizzato da tutto il mondo. Certo. Quello che non conosciamo ci fa paura, Martino, però se non ci accingiamo a frequentarlo non lo conosceremo mai. Esatto. Non potremo mai cogliere un'opportunità da chi ti sta tendendo una mano. E ti ripeto, in maniera del tutto gratuita. Io ti ringrazio, Domenico, perché sei stato esaustivo e soprattutto ricordiamo ai nostri vari ascoltatori, per chi volesse, come vi può contattare. Negoziadomicilio.it. Perfetto, e lì troverà tutte le informazioni. Tutto.